quello che fanno. La prima parola che sporga dalle labbra del giusto perseguitato è preghiera di supplica e di perdono, che nello strazio lancinante della crocifissione eleva per i suoi stessi carnefici. Egli, passato tra gli uomini, sanando e beneficando tutti, prosegue anche nello strazio ingiusto e iniquo ad accogliere gli uomini che il Padre gli ha affidato. Un'accoglienza delle persone che non può essere più radicale e totale. Preghiera al Padre, preghiera per i persecutori. Quale insegnamento possiamo e dobbiamo trarre per la nostra vita battesimale? Vita di relazione con il Padre e di relazione con i fratelli, non sempre benevoli verso di noi,